Dopo due trasferte consecutive, il notaresco riabbraccia il proprio pubblico e lo fa in uno scontro diretto che vale molto più dei tre punti. Al Savigny arriva la Recanatese di Federico Giampaolo. I rossoblù vogliono allungare nuovamente sul Matelica e spegnere definitivamente le speranze di gloria dei leopardiani. Mister Vagnoni recupera Mele e Sansovini, con quest'ultimo che si riprende il posto al fianco di Romano nell'undici ideale. Mele play basso. Assenze pesanti in casa Recanatese, out Borrelli e Ielo per squalifica, mentre sono fermi ai box Nodari e Pera, capocannoniere fin qui con 16 centri. Dirige l'incontro il fischietto calabrese di Baratta, coadiuvato da Pizzoni e Maiorino. Inizio non dei migliori per la capolista, dopo 4 minuti gli ospiti passano in vantaggio. Pezzotti riceve sulla sinistra, controlla, carica il mancino e disegna una parabola perfetta che si insacca alle spalle di Scotti. Notaresco contratto nei minuti iniziali, ma il primo affondo è letale. Blando mette in mezzo per Sansovini che si fa murare, il tentativo ma Cancelli è più lesso di tutti e davvero Rapace trafigge il portiere. Secondo gol consecutivo per il giovane trequartista. Al 23esimo Titone lanciato in profondità, controlla e fa partire un diagonale che Scotti smanaccia in corner. Partita viva e 2 minuti dopo Sansovini ci prova con uno dei suoi colpi, ma la palla esce di un soffio. Sindaco ancora protagonista al 35esimo quando dipinge una palla geniale per Frulla che carica il destro, ma il portiere compie un miracolo e salva il risultato. Al 37esimo punizione tagliata in mezzo, Pomante sfiora soltanto e sfera che si spegne a fil di palo. Al 42esimo errore in uscita della Recanatese, Frulla arma il destro ma Marcantognini attento e para. Si va così a riposo sull'1-1. Ripresa scoppiettante, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. Al 49esimo, al termine di un'azione insistita, Frulla impegna il portiere dal limite. Un minuto dopo gli ospiti vanno a un passo dal raddoppio. Monachese sfonda in area, incrocia il destro e palla che fa correre un brivido al rosso-blu prima di spegnersi sul fondo. Al 51esimo ci prova Titone con un tiro raso terra, ma Scotti c'è e blocca in due tempi. 3 minuti dopo si accende Ghiani che una volta in area parecchia per Sansovini, ma l'ex Pescara temporeggia troppo facendo svanire una ghiotta opportunità. 5 minuti dopo però il numero 11 si fa perdonare, ottimo lavoro di Romano che scarica all'indietro e Mancino piazzato all'angolino, 2-1 notaresco che fa esplodere il Savigny. 11esima rete stagionale per Marco Sansovini. Al 74esimo uno scatenato Pezzotti galoppa sulla sinistra e crossa per Titone che svetta su Pomante ma non indirizza a sufficienza la sfera. Vagnoni passa la difesa a 3, fuori Sansovini, dentro Gallo per contenere gli ultimi assalti marchigiani. All'86esimo Romano fa la sponda per Blando che si coordina al volo ma il portiere vola e devia in corner. Dalla sinistra arrivano i principali pericoli, all'87esimo sull'ennesimo spiovente Senigalliese si coordina e lascia partire un destro al volo che si insacca sotto l'incrocio. Parità ristabilita e minuti finali di sofferenza per il rossoblù con Scotti a disinnescare per ben 2 volte un caparbio Rutians mantenendo il risultato in parità. Finisce con un 2-2 il big match del Savigny che nonostante il peso dei punti in palio ha regalato un grande spettacolo sugli spalti. Emozioni a catena che culminano con un punto per parte che forse non accontenta e non ripaga ma che regala un risultato utile ad entrambe. La vetta è ancora a tinte rosso-blu e un solo slogan nella testa dei ragazzi di Vagnoni. Solo chi sogna realizza l'impossibile.